Va bene, ciao a tutti ragazzi, sono Jacky, Alessandro Tanasi, chi sono l'ho cercato voi, tanto non frega nessuno. Parleremo di post-exploitation, cosa accade un po' nel mondo. Allora, penetration tester. Ai penetration tester piace penetrare e di solito si sentono tipo così. Sentono fighi nel fare le loro cose, nel trovare un sacco di vulnerabilità, nel sfondare i sistemi. Insomma, è divertente, cavolo, no? Non vi divertite a farlo, cavolo. Purtroppo nel tempo è un'attività che si è un po' inflazionata. Si sa che il marketing, il commercio c'ha brutte regole, veramente brutte. Adesso purtroppo la maggior parte della gente che fa penetration testing, non per colpa loro, ma perché è il mercato che glielo impone, fa girare una botta di tools che sono quelli che voi conoscete benissimo, Barpen e Map, qualsiasi cosa, run, si prendono i risultati, si mette in un bellissimo report e si fattura, finita l'attività. Poi se sono veramente bravi, nell'attività ci vanno fino in fondo, fanno pure un po' di privesc, raggiungono il livello di Dio sulle macchine che bucano, che vuol dire root, system, antani, con N tecniche, ce ne sono tante, insomma, in base al tipo di sistema operativo, al target, al patching, e via via. Insomma, sono documentatissime, cambiano continuamente in base a quello che i vendor patchano, per cui non parliamone neanche. Però, tante volte, una cosa che si chiama post-exploitation viene ormai dimenticata. Anzi, non solo, i nostri geni del marketing, che sono così geni, l'hanno ribrandizzata, non la chiamano più penetration test, ora la chiamano red teaming oppure adversarial simulation, ed è un prodotto a parte, mentre una volta non era così. Perché, parentesi, quando io avevo la goccia al naso, un VUA, vulnerability assessment, era trovare le vulnerabilità, dammi il report, sistemista piglia e peccia. Un pen test era ti sfondo, vado in largo e vado in fondo. Quindi voleva dire anche faccio la post exploitation, cioè tutto quello che posso raccogliere, trovare, sfondare, lo faccio. Adesso hanno due nomi diversi, pen test, red teaming. La parte di post exploitation è tutto quello che fai dopo che sei diventato root sui sistemi. Hai finito? No, non hai finito, hai appena iniziato. Perché hai le chiavi del regno, adesso devi andare giù fino al miele. Cambi totalmente prospettiva rispetto a quando fai un pen test, ti fai domande diverse, cioè come mi muovo all'interno del mio target, come faccio management di quello che sfondo, perché se sfondo 1000 macchine devo gestirle, ed è in realtà secondo me la parte più importante di un PT, quella che ti porta veramente al risultato. Anche perché ricordate che chi vi paga, chi commissiona l'attività, del report che parla di vulnerabilità o che con gli screenshot belli belli che mostrano che voi siete arrivati a cmd.exe, ci capisce una mazza. Lui vuole vedere che voi siete entrati nella sua casella email, che avete le mail di lui che si scrive con la segretaria, l'amante. Okay? È quello che dà effetto del fatto del danno che uno può fare in un'azienda. Infatti, la post-exploitation mostra veramente qual è l'impatto di una compromissione in un ambiente. Come si fa? Ci sono un sacco di tools che tutti voi che bucate macchine dalla mattina alla sera conoscete. Metasploit, Open, tutti i framework commerciali che costano qualche decina di K, Core Impact, Cobalt Strike, Immunity Canvas, eccetera, eccetera, che sono framework generici, fanno tante cose in modo generico. Ci sono una quantità infinita di tool su GitHub molto specifici, ovviamente come tutto il software di security totalmente abbandonato, o che lo sarà a breve, scritte per esigenze specifiche e condivise con la community. C'è pochissima automazione, non c'è standardizzazione, non c'è metodologia, c'è veramente poca roba. E ricordate che come questa è post-exploitation, tecniche, tante cose, appena vengono pubblicate vengono killate. Per cui è un mondo un pochettino in continuo cambiamento e che non scala
come un Nessus a migliaia di host. Esempio, quello che voi conoscete tutti è MetaHelper, che chissà cosa fa, lo eseguite, carica lo stager, carica per DLL refraction, DLL in memoria, stabilisce un canale TLS, carica i moduli, fa tutte le porcate di post-exploitation per cui esiste un modulo in Metasploit. Poi, grazie a Dio, anche come ci ha mostrato Claudio prima, hanno inventato PowerShell, la cosa più bella del mondo per uno che fa il frodatore, fa il criminale oppure fa un PT, perché praticamente è installata di default, mi raccomando disabilitatela, è bash per Windows, ha un sacco di potenzialità perché c'ha i CMD let, che sono praticamente delle funzioni di libreria già pronte, c'ha i provider che sono oggetti per bindare cose di Windows tipo Active Directory come fosse un file system, quindi voi navigate Active Directory, SQL Server, quel cacchio che volete come fosse file system, ha accesso totale a tutto .NET, potrebbe anche, come in alcuni casi che ha mostrato Claudio prima, essere eseguito senza scrivere file su disco, che è il caso tipico dei vari Office, Excel, di phishing che vengono sperati in giro per il mondo, quindi questo è il sogno segreto che non c'era di ogni pentester. Anche qua ci sono tonnellate di framework, script, roba custom, roba abbandonata, bloatware totale, che voi potete usare. Per cui, finito? Ho tutto quello che serve? No, un cavolo. Perché ovviamente, come tutta la security, è una guerra, okay? È una corsa alle armi. Appena uno pubblica una tecnica, una tecnologia, un nuovo framework di post-exploitation, dall'altra parte c'è qualcuno che ci pensa per detettare, mitigare, patchare, evitare che quella tecnica sia ancora usabile. Per cui, mondo reale, guerra alle armi. Ancora peggio, dov'è il vostro Dio adesso? Finché voi giocate con Metasploit, eccetera, eccetera, nella vostra bella test VM che avete a casa, funziona tutto. Quando poi andate nell'enterprise un pochettino serio, beh, di tecnologie di sicurezza ce n'è tante. Per cui potrebbe non funzionare tutto come vi aspettate da tutorial. Il mondo reale è leggermente diverso. Motivo per cui non vi parlerò tanto di come si fanno le cose tecnicamente, ma vi parlerò di un approccio metodologico da applicare. I tool cambiano continuamente, ve li trovate, ve li studiate, ve li fate. Questi sono gli step principali per far felici i gattini quando bucate. Okay? Quindi raccogliere informazioni, raccogliere credenziali, muoversi, stabilire la persistenza, filtrare dati, pulire tutto. Mi raccomando, non ammazzate i gattini. Vediamoli uno alla volta. Allora, information gathering. Voi avete sfondato una macchina. Prima cosa che dovete fare è calmi tutti, non fate la corsa al miele, ma capisco dove sono. Quindi mi fermo, ci penso, faccio un survey di quello che ho in mano, capisco cosa c'è sopra, a cosa serva, raccolgo tutti i dati possibili e qui le tecniche di incident response e i tool di forense vengono comodi e capite come questo target si comporta, qual è il suo scopo. Perché? Perché questo vi sarà utile dopo. Le tecniche sono tipiche di uno che si fa i cavoli degli altri, quindi raccogliete i dati del browser, capite quali applicazioni sono installate, capite se ci sono device, che USB driver vengono caricati, capite che macchina è, se viene usata per collegamenti RDP, se c'è PuTTY, WinSCP, se magari c'è un bel wallet Bitcoin bello pieno da prendersi, fino a fare un bel dump dei processi della memoria, magari ci date qualcosa di bello, e andare a analizzare singolarmente tutti i dati delle applicazioni che sono installate, perché ogni cavolo di applicazioni che voi installate, un minimo di cose se le memorizza, dove si connette, qual è il vostro username, eccetera, eccetera, ci sono i log, insomma, in un PC che voi sfondate ci sono un sacco di dati. Dopo
I dati generici, ovviamente, andate sulle cose veramente interessanti, quindi andate a cercare le password memorizzate. Qua ci sono le tecniche classicissime che chiunque fa pen test conosce. Il punto è come gestirne tante, cioè se fondate una rete enterprise, state poco, se beccate degli host belli fitti, a farvi qualche migliaio di password da processare. Okay. Cosa fate? Certo, prendo 1000 password, le sparo su ogni singolo host a cui ho accesso sulla LAN. E tutta quella mappa di strumenti di sicurezza enterprise che avete visto prima diventa un albero di Natale, come quando arriva Babbo Natale con i pacchi giù dal camino. Per cui in realtà dovete mettervi lì, di nuovo fermarvi, pensare come organizzate le credenziali che avete raccolto, quali provo, in che ordine, con che rate di test, su che host, ce ne sono di condivise, ce ne sono che potrebbero essere del nome particolari, avere nome particolari, accessi particolari, c'è qualche tipo di riutilizzo delle password o qualche password con un pattern chiaro, perché tanto sappiamo che tutti abbiamo password, numero del mese corrente, la cambiamo nel mese, quando mi scade la password, no? Per cui usate la testa più che usare brutalmente i tool, in modo da non farvi beccare, perché qua siete a casa di qualcun altro, vostro cliente, perché voi fate solo cose legittime, e comunque però non dovete farvi sgammare, perché se no non siete bravi. Tecniche, i tool li conoscete, pvdump, mimikatz, sniffare sulla rete, SQL query su tutti i database che trovate, insomma, acquisite tutte le password che trovate, acquisite tutto quello che trovate come credenziale sulle applicazioni, non dimenticatele, perché cose tipo WinSCP, FTP, i clienti FTP memorizzano tutte le credenziali, tanto che gli utenti sono pigri, cioè memorizzano tutto, quindi raccogliete tutto, fermate, decidete cosa prioritizzare, cosa serve di mandare in cracking. Mi raccomando, non fatelo con le CPU, sennò scaldate questo cavolo di mondo e aspettate una vita, e poi le riutilizzate con dei vari tool che tanto conoscete, ad hoc, usando la testa, non mettetevi a sparare credenziali a cavolo in giro, perché sennò vi bloccano. Sotto c'è un bel link che raccoglie tutte le tecniche più conosciute e più utilizzate per fare credential collecting e spraying. Next level, passettino in più, avete le password, diventate loro. Cioè, capite queste persone, chi sono, cosa fanno, qual è il loro scopo all'interno del vostro target. Perché? Perché così voi riuscite a impersonare meglio il loro pattern di comportamento e quindi a essere ancora più stealth all'interno del vostro target. Cercate proprio di crearvi delle identità, delle persone che incontrate sulle macchine sfondate, in modo da riutilizzarle esattamente allo stesso modo con cui loro farebbero. Presa tutta sta roba, vi dovete muovere, perché avete sfondato un sistema all'interno di una rete privata, vi dovete muovere per arrivare alla ciccia. Muoversi in una rete complessa è veramente quella roba lì. Ovunque toccate rischiate di far suonare un campanello, bisogna farlo veramente con la testa, perché adesso la segmentazione c'è in qualsiasi posto che non sia il mio fornaio, in alcuni posti c'è anche l'air gap per i dati più sensibili, per cui dovete fare tutto con molto senno, utilizzando le credenziali che avete raccolto, le identità che avete raccolto, ma non solo, approfittando anche dell'accesso ad esempio share condivisi, a altri servizi di cui magari l'host che avete compromesso ha visibilità, per portare avanti la vostra compromissione. Ovviamente poi ci sono anche le cose tipo passphrase, golden ticket, silver ticket, vabbè, tecnica che sapete, l'importante è utilizzare i servizi che vedete man mano che compromettete host. Più host compromettete, più visibilità su altri servizi guadagnate, più vi muovete all'interno della rete del vostro obiettivo. Ovviamente ricordatevi che
nella rete ci dovete rimanere per tutto quello che serve, perché magari in una singola serata non riuscite a fare tutto, in una giornata di lavoro non riuscite a fare tutto. E devo dire che il gattino, come tutti i gattini, ci rende perfettamente l'idea, perché è veramente una lotta nel rimanere aggrappati al palo, con da una parte i sistemisti o il team di security che monitora e peccia i sistemi, modifica i sistemi, altera i sistemi per il normale avanzamento tecnologico del vostro target, e voi che dovete rimanere all'interno. Anche questa è un'area di studio che meriterebbe un workshop dedicato. Ci sono un sacco di tecniche. Di base dovete trovare un qualcosa che sta lì per voi, se serve, perché se non serve la persistenza, fregatevene. Tecnica per questa cosa qua? Beh, rootkit esistono da una vita, adesso non si usano più molto. Si usano cose anche molto stupide, come aggiungere un account amministrativo, certe volte, o infilare qualcosa allo startup di un servizio, allo startup del PC, o iniettare ad esempio il vostro codice dentro un processo già in esecuzione. Insomma, di tecniche ce ne sono tante. Il concetto è: voi bucate la macchina, decidete qual è la tecnica di persistenza più adeguata per lo scopo di quella macchina, per la sua operatività. Se è una macchina che viene riavviata di frequente, non lo è una macchina dove i sistemisti si loggano continuamente, non lo è. Scegliete la tecnica più adeguata, fate il setup della vostra persistenza e dopo, con calma, quando vi serve, ci ritornate. Ovviamente sempre se serve. Se potete esploitare questa macchina ogni volta che avete bisogno di farvi accesso, non lo fate, non perdete tempo a crearvi una persistenza che peraltro magari può lasciare delle tracce pericolose che potrebbero rivelare la vostra presenza. Un esempio tipico e anche qua capite quanto è importante la fase di raccolta informazioni: se oggi esce un bullettino con una vulnerabilità di cui io ho l'exploit, ci sfonda una macchina e so che il mio target ha un ciclo di patching di 6 mesi, perché il loro processo di patching è fatto così, punto, io per 6 mesi posso continuare a esploitarlo tranquillamente. Quindi mi assumo il rischio di non adottare nessuna tecnica di persistenza. Ogni volta faccio girare nuovamente l'exploit. E qui andiamo sulle cose serie. Abbiamo fatto tutto questo, ci siamo mossi lateralmente. Abbiamo costruito la persistenza. Siamo arrivati alla ciccia, abbiamo identificato le nostre flag, quello che possiamo andare a mostrare all'amministratore delegato per farlo cagare sotto, cercando sui documenti che ci sono in giro, su SharePoint, sui vari documentali, sui share di rete, e mo è il momento in cui godiamo. Infatti vedete, la serietà della cosa è sottolineata da Lecker con la felpa, con la carta di credito da una mano, il PC nell'altra, e vi faccio notare come il livello di elite di questo tipo è tale che riesce a usare la tastiera da sotto. E c'ha anche guanti per non lasciare tracce, cioè livelli di professionismo alle stelle, le stock foto sono sempre fantastiche. Quindi pianificate la vostra esfiltrazione dei dati, perché quando li avete trovati li dovete portare a casa, e se sono tanti potrebbe essere una cosa veramente, veramente complicata. Idee, fatevi venire idee. Potreste anche usare dei servizi legittimi come zona di drop dei vostri dati. Funziona. L'importante è che i dati non li prendete, li portate fuori in chiaro, almeno cifrateli. Punti bonus, fragola, se usate la steganografia, che non è male come cosa. Non sottovalutate nemmeno l'idea di portarli fuori sotto gli occhi di tutti, come si dice. Ad esempio tramite un ticket di supporto di qualcosa, che ne so, inventate voi in base all'operatività del target. Anche qua, tecniche varie. L'importante è che utilizzate il pattern di uso della rete che avete visto nella vostra fase di info gathering. Da quell'host lì ogni giorno esce un traffico medio di 300 mega,
voi non potete portare fuori 400 giga in un giorno, perché diventate nella lista dei top talkers della rete, siete il primo host che ha mai fatto un traffico del genere, ve lo staccano in tempo 2 ore. Per cui ricordatevi dei pattern, utilizzate la tecnica più adatta al vostro pattern, perché no, anche HTTPS va benissimo, ricordatevi però che negli ultimi anni è pesantemente monitorato, per cui state ben attenti a quello che fate, vanno anche di moda dei tunnel su protocolli tipo ICMP, DNS, sono meno monitorati però sono lenti, fanno un sacco di casino, tipicamente nessuno pensa a controllare le main uscite, solo quelle in ingresso. Esistono protocolli tipo Scramble Suite, che sono anche un pochettino esercizi accademici di peer-to-peer a qualche livello di anonimato, però se nel vostro partner sta roba qua non si vede, è inutile che da una rete che fa solo HTTP mi fate uscire del traffico peer-to-peer. Siete l'anomalia. Stessa cosa se usaste Tor. Bello, ma siete l'anomalia, vi beccano subito. Sempre per non creare anomalie, splittate i dati. Se i dati sono tanti, splittateli, utilizzando delle piccole fette in orari che non sono un pattern. Cioè non è che ogni giorno alle 4 io trasferisco 100 mega, li trasferisco in modo random. Ricordatevi il domain fronting, che è una cosa che va di moda anche nel malware da un po' di tempo, che vuol dire io non trasferisco i dati all'IP del mio server su OVH o altro, che non ha reputation, ma utilizzo come reverse proxy, tipo una CDN, o un servizio tipo Cloudflare, che ha altissima reputazione negli strumenti di sicurezza perimetrale, in modo da non destare sospetti. E non dimenticatevi anche che potreste benissimo mettere i dati in posti pubblici. Ci sono stati casi in cui i dati sono stati sfiltrati tramite Twitter, tramite YouTube. Esempio rapido, sempre dal mondo vero, due malware, APT28 e APT30, utilizzavano un pochettino queste tecniche, HTTPS, dati cifrati, dove era possibile, dove non era possibile, email con allegato cifrato, e addirittura nel caso di reti air gapped, quindi non connesse al network aziendale, c'era una modalità per portare i dati via mezzo fisico, cioè attacco la chiavetta da una parte, attacco la chiavetta dall'altra, prima o poi spero che la chiavetta torni indietro e io ci scrivo sopra i dati. Tutto questo, mi raccomando, fatelo in modo da essere ben nascosti, perché dal momento che il sistemista se ne accorge, vi rompe le uova nel paniere. Potrebbe bloccarvi l'accesso, iniziare a investigare, a fare cose strane, per cui con molta calma, nessuno vi corre dietro, non sapete niente, cioè non mettetevi lì a giocare con opzioni e cose che magari voi stessi giocando rompete il sistema, perché vuol dire che dopo qualcuno interverrà per capire cosa è successo. Utilizzate cifratura, cover channel, tutto quello che è possibile per proteggere la vostra connessione, e cercate di utilizzare delle tecniche di antiforensics per proteggere i vostri tool, perché se avete scritto voi dei tool sono le vostre piccole armi private, per cui probabilmente volete proteggerle, visto che ci avete investito del tempo. E mi raccomando, in questo caso sempre non siate l'anomalia. Molti tool, Mimikatz per esempio, sono chiaramente dei tool malicious, per cui state ben attenti quando lo utilizzate, dovete essere consci che potete impiegarlo in un contesto sicuro per il suo run, che non desti sospetti. E tutto quello che fate, mi raccomando, fatelo nell'ottica che se c'è qualcuno che vi sta guardando in quel momento, da un punto di vista di network, di osservazione lato security interna, non riesca a capire in modo diretto quali sono le vostre intenzioni. Okay? Per cui calma, fate anche un po' di tra virgolette casino, nel senso che non andate diretti subito al cesto del miele, ma con molta calma,
cercate di arrivare dove vi serve in un approccio multistep. Quando avete fatto tutto, pulite. Non abbiate fretta, segnatevi man mano che fate le cose tutto quello che avete fatto e pulite. Perché i bravi ragazzi, quelli che fanno i PT, è buona norma, in realtà pochi lo fanno, che se caricano dei file, caricano qualcosa, finita l'attività, consegnano la macchina esattamente com'era. Se io creo un account per fare la mia attività di PT, finita l'attività lo cancello, lascio la macchina esattamente come l'ho trovata. Quindi pulite le vostre porcherie. Poi ovviamente invece i ragazzi cattivi devono non lasciare proprio tracce, perché stanno facendo un'operazione cibernetica tattica per cui devono risultare totalmente invisibili. Eliminare ogni riga di log, che non vuol dire eliminare i log, perché log vuoti, ahia cosa è successo su questa macchina, in primo pensiero mi hanno sfondato, vuol dire eliminare solo le righe compromettenti. E poi, detto tutto questo, sì Ale, è bello, però io non posso fare le cose con calma, non posso fare le cose con una metodologia magari così oculata nell'osservare i comportamenti, perché la mia attività è venduta. Si sa che il cliente vuole pagare sempre in meno, il commerciale ci sta, per cui sono sempre con l'acqua alla gola nel fare l'attività. Però purtroppo le cose fatte bene richiedono tempo. Esempio sempre dal mondo reale, data breach di Equifax. Dal momento in cui hanno sfondato Equifax al momento in cui li hanno beccati, hanno avuto 3 mesi di tempo. 3 mesi di tempo per studiare la loro rete interna, capire dove erano i dati, capire come muoversi senza far scattare i campanelli di allarme enterprise che Equifax aveva, che non sono gli ultimi degli scappati di casa, e esfiltrare una grossa mole di dati. Esempio ancora più ciccioso, la compromissione della banca del Bangladesh con annesso caso di trasferimento Swift, bla 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 bla, solo la parte cyber ha preso almeno 1 mese, che è questa praticamente. Tutta la parte, da quando hanno fatto il setup del primo conto d'appoggio per lavare il denaro, alla fine ci ha preso parecchi mesi. Per cui nel mondo vero le operazioni tattiche hanno un livello totalmente diverso da quello che è possibile fare in un'attività commerciale. Infatti, nel mondo vero, come ci dice il nostro generale Mike Rogers, le operazioni tattiche sono belle grandi. Un esempio bellissimo è Dunderspritz. Allora, poco tempo fa in realtà, relativamente, quando ancora ci si divertiva su internet e c'era dell'ulf da guardare, Shadow Brokers ha pubblicato un pacco di roba, apparentemente l'NSA, io non lo so, che tra le varie cose conteneva anche una suite di post-exploitation privata, perché ovviamente, come dicevamo, dal momento che diventa pubblica viene killata, fatta molto molto bene, fatta in un'ottica di industrializzazione delle operazioni tattiche cibernetiche. Era praticamente un software client, una GUI scritta in Java, con dei moduli Python, che ogni modulo ovviamente faceva una funzione, un pochettino come Metasploit, vedetela come Metasploit, però pensata in modo enterprise, ad esempio era fatta in modo da impedire che un imbecille fottesse un'operazione di cyber warfare durata mesi. Dopo vi spiego come. Aveva ovviamente tutti i dati cifrati per target, eccetera, permetteva il replay delle operazioni, cioè quello che un operatore faceva era possibile fare girare in modalità replay da un altro operatore. Questo vuol dire training sul campo.
tutto basato su template XML, facevamo tech summary, vabbè, sito, ve lo guardate, bellissimo. Di base cosa faceva? Appena un host veniva inserito in Underspritz, partiva un'info gathering automatica che raccoglieva poche informazioni molto interessanti e importanti per l'operatore su come era fatto il target, cosa c'era installato, cosa faceva. Dopodiché metteva a disposizione tutta una serie di feature forensi per raccogliere ulteriori informazioni, prevedeva dei moduli di detection e di bypass, non solo di antivirus, ma anche di soluzione EDR, che sarebbe l'antivirus più figo, che non è basato su signature, ma su comportamenti, quindi più un casino, e prevedeva i safety handler. Safety handler sono quelli che vi dicevo prima, cioè per ogni operazione, io manager dell'operazione offensiva, stabilivo che lui, siccome è un junior, poteva fare questa operazione, ma non poteva, ad esempio, acquisire il full disk, non poteva acquisire la memoria. Andavo con delle ACL sugli operatori che ci lavoravano a dire cosa ci potevano fare, in modo da evitare che l'ultimo che è arrivato mi facesse delle gran cagate. E ovviamente aveva dentro tutte le varie fasi di pivoting, escalation, filtration, pulizia di tutto. Molto carino, il link che c'è sotto, figata pazzesca, di un tizio che ci ha perso un sacco di tempo, praticamente con due comandi vi crea un laboratorio totalmente funzionante, sia con le macchine target Windows a dominio, quindi vi tira su tre macchine, un domain controller, due client, tutti messi a dominio, con licenza demo a 30 giorni di Windows, della Microsoft, vi tira su un'altra macchina con l'istanza di Underspritz pronta e voi potete giocare quanto volete. Molto molto figo, un gran lavoro. Quindi cosa abbiamo imparato? Andando verso la chiusura, state molto attenti a un sacco di cose, a non rallentare la macchina, a non sparare tutta la figata che trovate, perché lo so che siete lì, cacchio, che vi tremate sul mouse, che avete trovato tutti i documenti più fighi, compromettenti, da mostrare in presentazione all'amministratore delegato. Fatelo con calma, mantenete le bocce ferme, fate quello che un utente normale farebbe su quella macchina. Quando lo fate, cifrate tutto e ovviamente non passateci le giornate sul target. Cioè, pianificate offline, lavorate velocemente online. Nel mondo vero, sempre, ad esempio, Underspritz lo fa, non è che esistono shell o reverse shell che stanno in listening support continuamente. No. La porta in listening, ad esempio, viene abilitata solo in circostanze specifiche, in modo da avere il footprint minimale sulla rete, ad esempio a una certa ora, ad esempio come fa da Underspritz dopo il port clocking. Ricordatevi di prevedere funzioni di distruzione di tutto quello che caricate se state scrivendo un tool, non lasciate tracce su disco, mi raccomando, fate tutto quello che è possibile, girare in memoria. Non caricatemi cavolate sulle macchine, ma utilizzate i tool legittimi che ci sono sopra, che ce n'è un sacco di belli. Cercate di fare tutto con quello che già avete preinstallato sui sistemi. E tanto per finire, spero che abbiate capito un attimo cos'è la post-exploitation e come funziona nel mondo veramente reale. Quello di chi fa operazioni tattiche sui sistemi è... non ha problemi di budget, non ha problemi di tempo, non ha tanti problemi di tecnologia, che spesso può scriversi le proprie tecnologie e ha un approccio totalmente tattico a operazioni fatte in modo sartoriale sul target, su una flag precisa che viene catturata. Quindi abbastanza diverso da quello che viene venduto come red teaming. Occhio. Ci siamo anche stati in fretta. Domande? Scusa, ripeti la domanda.
Allora, ha chiesto qual è una best practice per mantenere la persistenza nel modo migliore possibile. Dipende dal target, nel senso che in base a quello che raccogli dalla tua fase di information gathering, dalle tecnologie di sicurezza che tu scopri esserci prima sull'host e poi sulla rete, ancora prima di fare qualcosa, ancora prima di arrivare alla persistenza, scegli quale tecnica utilizzare. Il mio consiglio è sempre utilizzare quello che già c'è sulla macchina, quindi non andate ad aggiungere chiavi, non, ovviamente non quelle cose tipiche tipo le chiavi di autorun, menate varie, no? Quelle tempo zero vi sgammano, ma fate leverage su quello che c'è sulla macchina. Di solito su ogni macchina enterprise c'è almeno uno script bat, ad esempio, che parte da avvio, o n altre cagate del genere, come ad esempio l'applicazione del cartellino per consuntivare le ore, l'applicazione della radio aziendale, tutte quelle cose lì custom che voi potete modificare tante volte anche senza privilegi di system e che nessuno mai controllerà, perché se andate a modificare quello che è il sistema operativo, magari mista, ma la soluzione che usano a livello enterprise vi beccano sicuro. Sul custom invece, anche se al SOC arriva un'eccezione ovviamente non palese sul custom, dicono ah vabbè, ma tanto il merdone di quel robo lì, marchiamola come falso positivo. Quindi al di là della risposta puramente tecnica, che poi dipende anche dal momento temporale in cui viviamo, perché la migliore tecnica di persistenza adesso magari per un caso specifico non lo è tra 6 mesi, in cui viene modificata, killata, rilevata da cani e porci. Il mio consiglio è utilizzate quello che c'è già sulle macchine in modo da non sembrare malevoli. Ok, guardate, ma siamo fuori di 30 minuti. Grazie. Se bisogna...